oggi altro giro improvvisato, si va verso l'Aiatico. Ma che cazzo di vento c'è, oh? Che strada di merda, accidenta a me quando l'ho voluta fare. Maremma puttana, maremma! Mucche! Guardate che meraviglia! Mi tocca stancare in 100 all'ora perché c'è troppo vento! Teatro del silenzio, noi stiamo andando proprio lì. Qui ora non solo ci sono le curve, c'è l'asfalto nuovo ed essendo un posto civilizzato la strada è anche pulita. Non so quanto. Mancava la Pino. La Pino con la Panda. Ganzissimo, si è tornato indietro. Sì. Perché è di là il teatro del silenzio. E che cazzo te. Ora è fermo, di là. Beh, è diventato ora rosso. Cazzo! Infatti l'ho detto, che cazzo! Ma... mi pigli per il culo o mi culi per il piglio? Il GPS smatta, è di là! Ora è verde, no! Ci si farà arrivare a questo cazzo di teatro? Andiamo? Ricalcola? Oh! Teatro del silenzio! Ancora una volta! Oh, siamo arrivati proprio così all'improvviso! Pensavo ci fosse un po' più strano. Oh, che scultura c'è ora! Wow! Siamo arrivati! Oh! Ci ha fatto arrivare, oh! Io devo essere sincero, sarei molto tentato di portare la moto da giù. È un gesto, ci si può andare, è quello il discorso, capito? Che qui c'è una bellissima Atena. Cioè, di sicuro lì sopra non ci può andare, però lì sotto. Vabbè, facciamo le moto da giù, no? Vai, e si studia un po' il da farsi, vai. Allora, non so se si è capito dal nostro piano d'attacco, ma comunque... ora si parcheggia e poi si decide un po' cosa fare. Proprio questo è il nostro incredibile piano, incredibile, impressionante. Sì, qui c'è del vento sul serio. Da lì, oh. Maiale.
Allora, il vento ci ha rotto un pochino i coglioni, vero? Ecco. Dove dobbiamo andare? Non ho capito, di sotto? Sì, proprio lì sotto là. Quindi, visto che il vento ci ha rotto il cazzo proprio in maniera incredibile, impressionante. Però mi hanno portato il dispenso, le mani. Perché è il teatro del silenzio questo qui. Mi va bene, tu sei alto 1,5 km. Allora, sì, provo a ridere per la terza volta. Il vento ci ha rotto il cazzo, quindi ce ne andiamo, però prima voglio fare una foto proprio lì sotto al, credo che sia il palco, non lo so, comunque lì davanti al monumento, perché è una bella foto ricordo, no? Quindi ora si mettono le moto lì davanti, si fa qualche foto un po' particolare e poi si fa come Baglioni e ci leva da coglioni. Ah, vogliamo mettere un po' simmetrie. Si sono messe simmetriche al primo colpo! Sì! Abbiamo il video! Che spettacolo! Oh, andiamo a spiegare a Mattia la foto che voglio fare. In posizione di garba, eh! La moto messa in quel buco lì, scatto in verticale con la strada dietro che fa così. Va, proviamo a farla, va. Andiamo qua. Se ci sta. Basta vento, basta, non ne posso più, che palle. Ho provato a spiegarvelo lì, ma veramente c'era troppo vento e ho lasciato perdere. Comunque, le foto scattate ora a C-Biker fanno parte del video, di un nuovo video della serie Hero User Edit, la serie in cui io modifico le vostre foto. Quando metterò questo video, ciao cagnolino, quel video lì, la prima puntata sarà già online da un po', credo, ora non so quanto, ma comunque questo video è successivo alla prima puntata, quindi se non sapete di cosa sto parlando, guardate quel video. E allora dicevo che queste foto le userò per fare un nuovo episodio di Hero User Edit, quindi iscrivetevi se vi interessa. Questo vento mi ha rincoglionito un casino. Oh mamma mia, dopo un'ora di vento interrotto veramente non capisco più una sega. Por terra! Io andrei a por terra, prima la strada si conosce dopo.